Signori, buongiorno e bentornati sul canale. Ottavo giorno del nostro tour islandese. Se vi siete persi l'episodio precedente, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Abbiamo passato la notte a Hvammstangi. Come potete vedere, il camping è proprio in riva al mare. Posto molto piccolino, cucine e zona interna abbastanza spaziosa e pulita, ma l'unico problema la cappa mancante, e quindi sono rimasti purtroppo un po' gli odori di cibo sui vestiti. Reparto docce e bagni rivedibilissimo, però figo, se vedete c'è anche una bellissima vasca da bagno all'aperto, che con questo freddo è l'ideale da sfruttare. Oggi ci dirigiamo verso il monte Kirkjufell, che per chi è un fan della serie del Trono di Spade sicuramente ricorderà, perché è uno dei tanti posti qui in Islanda dove sono stati girati un po' di scene della serie TV. Ora ci dirigiamo verso la nostra prima tappa. Ragazzi, come sempre, prima di iniziare mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. E se avete piacere mettete anche un bel follow alla mia pagina Instagram, dove pubblico tutti gli scatti e le storie qui dell'Islanda. E noi ci dirigiamo in direzione Monte Kirkjufell. Ragazzi, è davvero una figata pazzesca. Bello, bello, bello. Peccato che non ci si riesca a arrivare a piedi. C'è un sentierino che vi conduce, ma che non arriva all'atto pratico vicino al relitto. Trovate tutti gli scatti sulla mia pagina Instagram di Travel with Doug. E noi ora riprendiamo in direzione Monte Kirkjufell. Kirkjufell. Comunque si pronunci. Siamo arrivati ora al monte Kirkjufell, che è una delle montagne, se non la montagna più fotografata di tutta l'Islanda. È alta poco più di 460 metri ed è famosissima perché in questa parte è stata registrata una parte del Trono di Spade. Quindi sicuramente per i fan conosceranno bene questa montagna alle mie spalle. Ci troviamo esattamente nella penisola dello Snæfellsnes. Spero come sempre di averlo pronunciato giusto, e siamo nella zona ovest dell'isola, poco sopra Reykjavik. Scendendo verso sud arriviamo verso Reykjavik. Sempre qui vicino c'è, nella parte posteriore della montagna, una cascata molto carina da vedere, che ora andiamo a visionare. La cascata ha un'altezza di soli 16 metri di altezza. Bene, riprendiamo dalla macchina perché c'è un vento fotonico. E dopo questo bellissimo monte ci dirigiamo a Olasvik. Abbiamo trovato questa chiesa dispersa nel nulla vicino a Olasvik. Questa sarebbe super fotografabile con l'aurora boreale dietro. Purtroppo non siamo molto fortunati e nelle sere in cui siamo stati qua non siamo ancora riusciti a vederne una, e sarà anche molto difficile riuscire a vedere. Comunque la chiesa al suo interno sembra semi abbandonata, non c'è sicuramente nessuno. Ripartiamo e ci dirigiamo verso la nostra prossima tappa, che è il faro di... non mi ricordo più il nome, perdonatemi, ma sono troppi nomi da ricordare e tutti complicatissimi. E c'è un vento che t'ammazza, mamma mia! Per rendere l'idea, guardate che cielo c'è! Tutte le nuvole che si stanno avvicinando di qua per il vento!
Ragazzi, siamo arrivati al faro di Svartuloft. Siamo nella parte più occidentale della penisola di Snæfellsnes. Davvero bellino nel nulla. Se vi mostro un po' anche il mare da vicino. Guardate che figata, la scogliera che dà strapiombo sull'oceano. E guardate le onde come si infrangono. Che figo. Ma guardate che vi faccio vedere l'altro lato. Guardate, con anche la grotta all'interno. Fantastico. Ragazzi, il faro molto bello, non tanto proprio per il faro in sé, ma proprio per tutto il paesaggio e la costa, perché è incredibile, soprattutto nella parte bassa merita un sacco. Quindi anche questo è assolutamente approvato come posto. E ora ci dirigiamo alla prossima tappa. Mi raccomando, come sempre, trovate in descrizione tutti i posti che abbiamo percorso e il link del percorso che abbiamo impostato su Google Maps. Quindi, se vi interessa, non potete sbagliare. Tornando dal faro, abbiamo scoperto una delle poche spiagge dorate dell'Islanda, la spiaggia di Skarhusvík. Non sembra neanche di essere in Islanda, sembra tutt'altra parte del mondo. Guardate che colore pazzesco, non sembra veramente nulla a che fare con l'Islanda. Quell'uomo lì non posso né scendere né salire, Mi trovo a registrare un voice over perché il vento era davvero troppo forte. Ci troviamo al cratere di Saxol. Siamo arrivati in cima, siamo al cratere, eccolo qua. Guardate com'è bello ricoperto di verde. Ci sono delle luci e dei colori incredibili, nonostante ci sia un sacco di nuvole e un sacco di vento. Bene, abbiamo trovato due punti interessanti in cui fermarci. Il primo è un promontorio basaltico a forma di castello, che ora vi mostriamo perché siamo quasi lì, e poi andiamo a vedere una casa abbandonata sempre di vicino che sembra abbastanza carina. Ragazzi, siamo arrivati al camp di stanotte dove dormiremo. Ci troviamo sostanzialmente in un'azienda che alleva cavalli, è un piccolo camp, che chiamare camp un parolone perché in realtà è uno spiazzo, e abbiamo montato già tutta la tenda e ora andiamo a mangiare e a lavarci perché fa un freddo boia, c'è un vento fastidiosissimo e soprattutto secondo me sta per venire anche piovere.